Fungo killer si sta diffondendo negli Stati Uniti. Ora è anche in Italia. Vediamo insieme che cosa sta succedendo. Ciao, sono Micaela Foti della redazione di Breaking Italy. E in questi giorni si leggono tantissimi articoli così. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere che le infezioni di Candida auris sono aumentate. E ci sono stati casi anche in Italia. Stiamo parlando di un fungo. Non particolarmente preoccupante per le persone sane, è comunque pericoloso per le persone fragili che tendenzialmente si trovano ad esempio in ospedale. Però tutto questo non è una cosa nuova. Il primo caso isolato noto è del 1996. Così come non si sta diffondendo macchia d'olio colpendo tutta la popolazione sana. Tutto questo significa che allora la notizia sia inutile? No. Esiste un problema, perché durante il Covid le infezioni di Candida auris sono aumentate molto. È un problema anche perché spesso è resistente ai farmaci che comunemente vengono utilizzati per trattare le infezioni di questo tipo. Probabilmente i casi sono aumentati perché il Covid ha messo sotto stress i sistemi sanitari. Conclusione. Da quando c'è la pandemia siamo molto sensibili a questi temi e molte narrazioni sfruttano questi timori. Per questo è importante ridimensionare la notizia.